fatemi vedere un'altra cosa, perché su YouTube ho commesso un piccolo errore per quanto riguarda il caricamento del video di oggi. Infatti ho ripetuto due volte la stessa parte, semplicemente perché una delle due doveva essere eliminata, però mi sono scordato di farlo. C'è stato un piccolo fail. Allora, navi di livello 10. Ah, questa mappa, buono. Vediamo cosa abbiamo. La Scima, la Fletcher, la Cagero, la Kurfürst. Abbiamo, sì, stesso numero di cacciatorpedinieri, sia incrociatori che corazzate. Non lo so se ce la faccio, perché comunque considera che non penso di vincerle tutte le partite. Già questa è complicata, soprattutto quando ci sono le navi di livello 10. La Yugumo, Yugumo, finché la spotti ci vuole un po'. Però dai, proviamo. Quella Fletcher non ha le skill del comandante sulla vita, e inoltre ha un camuffamento che non ti dà lo spotting aggiuntivo, quindi quello è il camuffamento del 200% di esperienza, che ti dà solo il 200% di esperienza libera. Quindi sarà spottata, se non ha le skill del comandante, penso sul 6.1 in teoria. Invece io vengo spottato a 5.8. Quindi già quella Fletcher è più in difficoltà rispetto a me perché viene spottata prima. Ammesso che non abbia le skill e l'upgrade, attenzione, diamo per scontato che non le abbia. Allora, vediamo un attimo. Sì, tranquillo, ti aiuto io. Ok, lì ci sta l'Hindenburg, nave bellissima tra l'altro. Loro sembrerebbero andare, fammi vedere. Ok, quindi possiamo. Vado vicino all'isolotto e poi eventualmente andiamo su Bravo. Chi sparano? Ma perché sparano nell'acqua? Io questa cosa non l'ho mai capita. Sì, dai, proviamo a sparare qualcosina. Non è facilissimo perché, come vedete, i colpi hanno una parabola lag, una parabola molto strana. Ok, lui dovrebbe andare invisibile adesso. Appena lui va invisibile possiamo andare anche di siluri. Però i siluri me li vorrei conservare, sinceramente. No, dai, conserviamo i siluri. Non ti fare fregare tu, mi raccomando, perché lì c'è una. Bravo! Bella hit. Ok, dai, rimane. Facciamo rimanere lui nel cap. Nel frattempo cerchiamo di andare sulla corazzata, perché. Aspetta. Sta virando, mi sa. Mi sa che vira. Ok, vira da quella parte. Però c'è l'altra, la Bismarck. Lì dentro c'è qualcuno. C'è la Fletcher nemica. Quindi tecnicamente potremmo anche andare a prenderla. Vediamo, vediamo, perché quella Hindenburg anche ferma, completamente ferma. Vediamo un pochino. Ecco, lui nel frattempo scrive in chat: ragazzi, questo qui è fermo. Lanciamo i primi, vediamo come vanno. Ha dato potenza adesso. Dai, andiamo invisibili e spariamo. Eventualmente c'è la Bismarck. Dovevo andare più a destra con i siluri. Mannaggia, lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo. Andiamo sulla Bismarck, che sembra più facile. Per il momento dobbiamo catturare Bravo. Allora, un incendio, dammi l'incendio. Incendio, dai.
No, ma che dici? Che mi affondi in questo modo brutto? Aspetta, perché lì c'è la Fletcher. No, la Fletcher sta cambiando direzione. It's a go. 594. Mannaggia, questi duri, peccato. Anche il fumo l'ho utilizzato male. Dovevo pensarla comunque questa cosa, perché lui ovviamente non rimaneva aperto lì. C'è quella chiamato che sembrerebbe avanzare. Io tecnicamente mi sa che posso sparare, però vediamo. Vengo spottato. No, perché c'è il fumo. Ok. 594 spottato. Allora, aspetta, 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 aspetta. No, non mi sparare a me, dai. Guarda, è riuscito a beccarmi con le armi secondarie. Devo levare l'incendio perché altrimenti poi vengo spottato prima. No, mi conviene lasciare, mi conviene lasciare. Grazie. Perché ce l'ha chiamato. No, rimangono lì dietro, rimangono. Aspetta, 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 fermati, fermati nave. Fermati. 15 secondi. Mi ha beccato il motore, mi ha beccato. Non dovrei prendere il siluro. Oh cavolo. Devo andare lì dentro. Virata stretta. No, 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 no. Ragazzi, sono nei guai e anche seri. Mi devo allontanare immediatamente. Anzi, aspettiamo il fumo e poi lanciamo i nostri siluri. Ok. Via con il fumo. Piano, 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 se no mi spotta. Ok. Ok. Vediamo se la sto leggendo bene questa mossa. Eventualmente esplodo. Due sono le cose. La leggo bene o esplodo. Davvero due le possibilità, non ce ne sono altre. Stiamo camperando contro il team nemico che sono Yamato, che ho appena anzi, ho affondato la Fletch, no, la Mogami. Via, siluri, 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 siluri. E la Yamato come ha fatto ad evitare colpi? Perché ho visto che stava avanzando. Ok, una hit, due. Mannaggia, solo due. 105. Ragazzi, dobbiamo assolutamente cambiare posizione perché il fumo sta per finire. Aspetta, 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 fammi passare a me, fammi passare, fammi passare, fammi passare. Dobbiamo cambiare lato. Via, 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 via. Perché tra poco il fumo finisce. Via, assolutamente via. Prima che veniamo massacrati da una Yamato incazzata. Ok, lì c'è la Yugumo. La Carolina. Ragazzi, spingete pochino, pochino. Siamo spottati, però stiamo scappando. Eccolo, eccolo, eccolo. Eh no, dobbiamo combattere, dobbiamo combattere, dobbiamo combattere. Abbiamo affondato la Yamato, nel frattempo stavo facendo punti, non me ne ero neanche accorto. Incredibile. Incredibile, incredibile, incredibile! Double strike! Di nuovo double strike, non ci credo, in due partite consecutive double strike. Cioè, sfido chiunque a fare una cosa del genere, incredibile. Dai, 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 che la Yamato si mangia i siluri. Dai.
siamo a 142.000 danni tra l'altro, eh. Non è che sono pochi. Hai un'altra kill per Devi. Fammi fare la kill. Fammi fare la kill. Wow. Questa volta arrivo primo sicuro. Dai, Siluri, l'hai chiamato, come ha fatto ad evitarli? Impossibile. Come ha fatto ad evitare i Siluri? Non può, infatti, non può. Uno almeno lo prende, uno. È lì dentro, lì dentro. Sappiamo che è lì dentro. No, l'ho perso di vista, eccolo. Via, fumo. Dai, 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 dammi questi punti, dammi questi punti. Dammi questi punti. Dai, dai, un'altra kill per Devi, guardala. Un'altra kill per Devi, ottimo. E vai. Via. Ragazzi, 158.000 danni sono a una kill dal Kraken. Dai che facciamo anche il Kraken. È da un po' che non lo faccio il Kraken. Sento la mancanza. Quando c'è il ciclone, ragazzi, diventa una carneficina. È fantastico. Lo so che è lì. Aspetta, aspetta però. Fammi ragionare. Certo, le nostre corazzate possiamo dirlo che sono un po' scarse. Adesso lo posso dire. Se no, se lo dicevo prima, sembrava che... Ragazzi, ma che nabbi però, devo dire. Non vi offendete, però siete nabbi, eh. Abbi pazienza. Non potete giocare in questo modo. Ma ci vuole tanto a capirlo. Dai, dobbiamo intervenire. Ok, vai, interveniamo. Dai, interveniamo, interveniamo, interveniamo. Dai, cavolo, dammi questo Kraken, maledetto. Dammi il Kraken, ti ho visto i siluri, ti ho visto i siluri, ma che ti pensi? Li ho visti, dai, 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 il Kraken, ecco il Kraken, dammi il Kraken. Non riesco a prendere il Kraken, incredibile, per un colpo. Ma porca miseria. No, 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 no. Sinistra, sinistra. Ragazzi, che vi devo dire? Che vi devo dire? Che questi qua... raga, ma non si può perdere una partita del genere, veramente, è una cosa illegale. L'ho detto 3 volte, forse l'ho detto, che deve aspettare. Abbiamo l'ultimo fumo. Abbiamo l'ultimo fumo. Dammi questo Kraken, dammi il Kraken, non rompere. E vai, il Kraken di Devi, vaffancapo, era ora. Il Kraken.
Ok, la scima sta cappando Alfa. Aspetta, 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 aspetta. Andiamo a cappare. Bravo. Che partita! Che partita! Questa la carico sicuramente sul canale. Io non so adesso quanti di voi sono di YouTube, di Twitch, non lo so. Però che partita! Due double strike consecutivi, tra l'altro. Qua facciamo davvero il botto con i punti. Ok, bravo. Una kill per la Carolina. Però finché arrivi a 5 ce ne vuole, eh. Loro hanno una Shimakaze e un livello 9. Vabbè, dai, lo sappiamo che è good game. Lo sappiamo. Good game. Ok, assist. Davvero una bella partita. Solo che adesso non so dov'è la Shimakaze e la corazzata nemica perché non mi ricordo. Allora, vedo dei siluri da quella parte. La corazzata è lì e sta anche. Sembrava che bruciasse. Affermativo, dai, andiamo per la sesta kill. No, dai, sesta sarebbe incredibile. 6 kill sono tante, ma non penso di. Vabbè, aspetta, aspetta, poi spottiamo. Fammi prendere la sesta kill. Fammi prendere, poi vediamo. Fammi prendere la sesta kill. Fammi prendere la sesta kill. Fammi prendere la sesta kill. Dai, 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 sesta kill. Ottimo, 6 kill, 6 kill. Cavolo, i siluri. Non può finire così, non può finire così. Non può finire così. È lì dentro. Ragazzi, che partitone. Sì, lo so. Dai, dammi la settima kill e non ne parliamo più. Dammi la settima kill e non ne parliamo più. Guarda, guarda come scappa, sta scappando. Eh no, niente, 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 7 kill. Mannaggia. Però 6 kill le ho fatte. Davvero ottimo. 180.000 danni. Non penso di fare la settima perché lui è lontano. Ok, qua stiamo registrando. No, perché sarebbe un peccato perdere questa partita. La caricherò sicuramente sul canale, perché merita. Dai, dai, guarda come sta scappando. Dai, perché devi scappare? Comunque ho già fatto 7 kill in un'altra partita. Ho già fatto 7 kill, quindi mi dispiace, ma il record comunque sarebbe 8 kill da battere. Ok, da quella parte. Sono curioso di vedere quante cose mi dà. Dai, guarda come scappa. Scappa, scappa. Vediamo quello che mi hanno dato. 658.000 crediti, Double Strike Kraken e anche Aig Caliber, 180.000 danni, 261 hit, 7 siluri, 7 critici, 6 navi, 4 incendi, 5 falle, 2 basi difese, 1 assist. Team score. Siamo arrivati primi con 2.819 punti. Sono tanti, sono davvero tanti. Rapporti dettagliati abbiamo
Abbiamo praticamente la Yamato non ha capito nulla della partita. Abbiamo fatto 98.000 danni su quella nave, solo su quella nave, un punto sulla Magi e abbiamo guadagnato, levate le spese, 471.000 crediti. Davvero fantastico. Partita che caricherò sul canale.